Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Una bella sorpresa ai bambini delle mense: piace tanto il pesce, alici, triglie, sardine, sgombri, gallinelle, ma anche cozze, vongole e persino trote. Sono solo alcune delle 15 tipologie di pesce e molluschi che arrivano sulla tavola degli alunni marchigiani almeno una volta a settimana, a seconda della disponibilità, della stagione e del comune di appartenenza. I piccoli alunni della scuola Gallizzi nel centro storico di Fano non solo gradiscono le pietanze e mangiano di gusto, ma ne chiedono ancora e ancora. E ancora, unico in Italia per la sua portata, il progetto Pappa Fish Mangia Bene, Cresci Sano come un Pesce porta i bambini ad apprezzare questo alimento sano e genuino anche attraverso iniziative didattiche come rappresentazioni teatrali sulle tecniche di pesca e la conoscenza dell'ambiente marino. È una campagna educativa alimentare finanziata dalla Regione Marche e Fondo Progetto Europeo della Pesca, a cui partecipano tutte le scuole per la campagna educativa alimentare vera e propria, quindi distribuzione del pesce fresco nelle mense scolastiche cittadine, più una parte di progetto educativo che per, coordinato dalla ditta Albert, che per Fano segue l'esperto regista Sandro Fabiani. In che cosa consiste questo progetto educativo? È un progetto educativo curato dalla ditta Albert, siamo due operatori, io e Fabrizio Bartolucci, e facciamo un progetto all'interno delle scuole, un progetto teatrale, quindi la scrittura di una storia legata al mare, soprattutto legata al gusto del pesce, al mangiare il pesce attraverso il linguaggio teatrale. Quindi attraverso non solo scrittura con carta e penna, ma con il corpo, la voce, le emozioni, lo spazio, eccetera. Il progetto Pappa Fish si rinnova per la seconda edizione raddoppiando le cifre. Dunque sono complessivamente 282 le scuole su tutto il territorio marchigiano che sono coinvolte, su 42 comuni. Complessivamente sono 25.000 bambini circa quelli che sono, diciamo, protagonisti del progetto Pappa Fish, e di questi oltre 2.000 sono le bambine e le bambine di Fano. Un progetto impegnativo che complessivamente vede un investimento da parte della Regione Marche cofinanziato dall'Unione Europea di 700.000 euro, quindi un progetto assolutamente importante anche da un punto di vista di investimento finanziario, che garantisce però anche nelle mense di Fano un intervento importante sia in termini di educazione alimentare sia in termini di valorizzazione di un prodotto del nostro territorio e dell'indotto anche economico e occupazionale che vi è legato.